mia preoccupazione è che la rete di gestione, per esempio, dell'immigrazione, dei profughi, come dice Buzzi, cioè che si guadagni più dalla droga, non sia solo a Roma e al Carabineo, ma in molti casi si guadagna troppo dalla gestione dei profughi e dell'immigrazione clandestina. Noi su questo avevamo chiesto semplicemente una commissione d'inchiesta alla Camera, che andasse a dire ai cittadini, noi, come sapete, non so ripetere, siamo contrari alla gestione dell'immigrazione che ha fatto il governo, ma non entriamo nel merito. Almeno però dicano ai cittadini come quei soldi vengono spesi, a chi vanno e come dopo vengono utilizzati per garantire i servizi necessari. C'è stata negata, dicendo no, ma c'è un'altra commissione che circa fa la stessa cosa, ma è allucinante. È stato votato contro in Parlamento una commissione d'inchiesta che diceva di andare a vedere non soltanto nei CIE e nei CARA, come prevede la commissione che esiste adesso, ma in tutti i processi di accoglienza, anche quelle cooperative, quelle associazioni che gestiscono l'immigrazione clandestina, dicono come i soldi vengono spesi. C'è stata negata. È stato detto di no a un Non è partito. vero, È dice assolutamente D'Ambrosio. così. Ci sono gli atti alla Camera che hanno votato contro. Con la scusa esiste già una commissione il cui presidente è del Partito Democratico, cioè il partito che gestisce l'immigrazione clandestina e decide come gestirla, È che Gennaro già. Migliore, no? Che è migliore, che dicono che fa la stessa cosa, che è una balla colossale, lo smentisco prima delle solite contestazioni, perché quella è solo per vedere principalmente se vengono rispettati i diritti degli immigrati all'interno dei CARA e dei CIE e poi vedere come Ma secondo lei vengono spendono utilizzati i soldi troppi all'interno dei soldi CARA per e dei CIE. immigrati o per i Roma o si Troppi e spendono male, male? troppi e male, troppi e male, e in maniera ovviamente ingiusta, perché è ovvio che si crea tensione sociale quando so che Lei l'ha viene. visto quel campo Rom? Fa No, impressione, l'ho visto veramente bene. un ghetto Ho di. visto anche quelli abusivi. Io invito chiunque ad andare in un prato a mettere su una casetta abusiva, cosa gli succede?